Ho preparato dei diplomini. Senza interrogazione. Eh? Senza interrogazione. Sarei una sentita che abbiamo fatto. Aceraci Antonino. Non lo sapevo. No, ma telefonato. All'epoca dei fatti ingegnere. All'epoca dei fatti. Per avere egli, con colpevole benevolenza, indotto l'intera commissione esaminatrice a concedere 50 anni o sono il detto diploma a questi 25 debosciati. A bella imperio, barboni al freddo, bassi al corno, candiani gialli, capra rocco, carolini rosario, cervelli bruno, cervoni amerigo, chiovinto Claudio, croatto amerigo, De Angelis Giorgio, Fabrizio Cesilio, Federici Franco, Frainetti Alberto, Maragoni Roberto, Muti Maurizio, Paletti Aires detto Mario, Bernarella Vittorio, Pontillo Giacomo, Ricciardi Mario, Sist Roberto, Spagni Silvano, Subiaco Pier Giulio, Tamburini Marzio, Zanchetta Adriano. Risultato conseguito da Geraci Antonino nell'esame di abilitazione tecnica per geometri del 62. Del 62. Lettere italiane 9. Agronomia, estimo, contabilità dei lavori 9. Costruzioni e disegno di costruzioni 9. Topografia, esercizio topografico e disegno topografico 6. Educazione fisica 9, simpatia 10 e 9. Voglio dire che i disegni che mi avete regalato 10 anni fa, io li ho incontrati e li ho visti quasi tutti i giorni nel mio studio, sono stati sempre, l'ho detto pure a tutti per aspettare 3 anni. A Carla Rocco, che ha contribuito a dare lustro per 50 anni alla nostra gloriosa categoria. Latina 24 luglio 62, Latina 30 giugno 12. Con gli altri la votazione è stata lettere italiane 8, agronomia 8, costruzione e disegno 8, topografia, esercizio topografico. No, no, devi venire dentro qua. Continua. Al mirino. Oh, è il bambino proprio. Perché questo incontro? Perché è il senso della vita, il senso della nostra. Ci siamo incontrati un pomeriggio del 1957, di settembre. Lo ricordate, sì, un pomeriggio, non di mattina. Ci siamo conosciuti, ci siamo
siamo squadrati, ci siamo così bene, chi sei, da dove vieni, che scuola hai fatto. Tutti i primi convenevoli che ci hanno permesso così di confrontarci. Ci siamo confrontati con quelli alti, Sisto Roberto, con quelli bassi, bassi, sottoscritto. Ci siamo confrontati con quelli belli, colonnello Bruno Cervelli, Adriano Zanchetta, dei brutti, no, non ce n'era nessuno brutto, erano tutti belli, però c'erano i buoni, Carolini, Subbiano, e c'erano quelli un po' Candiani e Tamburini, non è che erano poi tanto buoni. Abbiamo cominciato a percorrere giorno per giorno e anno per anno la nostra strada, accompagnati ad ogni tappa da professori che ci trasmettevano e ci insegnavano umanità e professionalità, cose che abbiamo poi così maturato nel tempo, ci siamo portati nella nostra professione, così come in altre professioni. Come non ricordare il professor Di Biasi, Pippetto. Come non ricordare il professor De Angelis, zio Tortino. Non cito il professor Geraci, per il quale nutro un particolare affetto. Non lo cito perché è una presenza costante, attuale ed è rilevante. Coinvolgevano e trasmettevano un pathos veramente coinvolgente. Gianni, guarda che pathos non è una parolaccia, eh. Mo tu, se non la capisci, fatta la spiegata a Pier Giulio, che è bravo in italiano, Pier Giulio, ripeto. Come non ricordare Candiani e Tamburini, che copiavano, cioè Tamburini faceva il compito, Candiani copiava. Tamburini prendeva 4 e Candiani prendeva 7. E Tamburini faceva, ma io ho fatto proprio 4 e Candiani ne avevo fatto 6. Peccato che non. Muti Maurizio, Aire Spaletti, Giorgio De Angelis, Fabrizio Cesidio. Un ringraziamento particolare al preside e al vicepreside di questo istituto, che immediatamente quando ci siamo presentati io e Pier Giulio hanno dimostrato immediatamente una disponibilità e comprensione per questa cosa. Voglio qui ringraziare la vicepreside, la professoressa Rosati, perché ci ha concesso di poter festeggiare questo evento in un contesto, io direi, più significativo di questo non potevamo chiederlo. Giù sotto c'era la nostra aula, questa era l'aula regina di tutto l'istituto, questo è il primo istituto di Latina. Grazie. Un particolare ringraziamento lo voglio fare a Pier Giulio e a Mario, perché si sono prodigati insieme a me affinché questo evento si svolga con il migliore dei modi e con la partecipazione di voi tutti. Grazie al presidente del Collegio Provinciale dei Geometri,
Sergio Mascetti e al consigliere rappresentante provinciale della categoria, ci ha onorato oggi e in altre occasioni e quindi dimostra una sensibilità particolare. Devo leggere da parte dell'amministrazione provinciale di Latina, che è la proprietà di questo immobile, un telegramma a nome del presidente. Pregiatissimi, grande e cortese e simpatico invito, vuole comunicare che impegni istituzionali consolidati da tempo mi privano del piacere di condividere con voi lo spirito goliardico dell'iniziativa destinato a rinsaldare rapporti di amicizia e di vicinanza maturati tanto tempo fa. Nell'augurare a voi tutti una serena rimpatriata, auspico altre future occasioni di ritrovo e porgo i miei cordiali saluti. Armando Busani. E io sono veramente felice oggi di fare gli onori di casa. Il preside non c'è impegnato negli esami di Stato e quindi anche a nome del preside, ma di tutto il Vittorio Veneto, io voglio fare gli auguri a questi giovanotti, come si sono presentati l'altro giorno quando sono venuti a chiedermi. Perché voi siete potuti tornare qui, nella vostra scuola. Io me la volevo un po' vendere questa vostra idea, ma non me la posso vendere, perché il mio istituto non esiste più, è stato demolito.